Perché stai... Ma perché uccidi me? Non ho fatto niente! Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video di Skyrim. Siamo sempre qui con la nostra amica Cenerea e Lidia, che è sempre lì a toccarsi in modo strano, né Lidia? E tra l'altro c'hai di nuovo il cavolo di scudo in gola, però vabbè. Comunque sì ragazzi, direi di tornare a Whiterun prima di andare a fare la missione, che come vi ricordate dovevamo andare adesso in un dungeon a recuperare uno strano oggetto per conto dei Barba Grigia, che ci hanno insegnato a fare questa cosa qui che vi faccio vedere. Fuso roda questa roba qui. E niente Lidia, direi di fare un bel viaggio veloce, o no? Come ballottolano. Se siamo arrivati qua a Whiterun, non so perché abbiamo questi cagiti qua fermi fuori. E se ne vanno verso l'orizzonte, verso il sole. Tra l'altro bellissimo questo effetto. Comunque ragazzi, noi dobbiamo andare a Whiterun. E già ragazzi, dovremmo comprarci la casa. Dovremmo andarci a comprare la casa, quindi adesso la compriamo. In questo modo possiamo forse lasciare Lidia lì. Adesso vedremo se lasciare Lidia in casa o portarcela con noi. Eccoci qua a Whiterun. Ragazzi, siamo appena arrivati a Whiterun e mi ritrovo davanti a questa gente qua mascherata mentre stavo cercando di andare dallo Jarl. Ma chi è? Sono il sangue di drago, sì. Problemi. Le tue menzogne non attecchiscono. Ma che cazzo è? Il vero sangue di drago arriverà. Tu sei solo la sua ombra. Ragazzi, è uno geloso. Tutti ne saranno testimoni. Nessuno potrà opporsi a lui. Ma che? Ma che cazzo? Cosa cavolo vogliono questi ragazzi? Ma ci hanno, attaccato così all'improvviso senza... Ma Lidia... No! Ma Lidia, ma devi sempre morire, tra l'altro ti si ballottolano anche quando muori. Dai, ma avete fatto morire Lidia. Pronti, adesso mi tocca caricare. Eccolo qua. Serve qualcosa? Sì, sì. La persona che chiamano sangue di drago. Facciamo finta che non so. Le tue menzogne non hanno efficacia. Non ti conviene ostacolare la venuta del vero sangue di drago. Ma che cazzo vogliono? Questa tacca briga di merda. Quando Lord Mirak giungerà, tutti ne saranno testimoni. Serve qualcosa? Nessuno potrà opporsi. Ah, ok, adesso non mi attaccano, per fortuna. Ma no, ma che palle! No, non uccidete la Lidia! Dai che mi serve! Lidia, ok, Lidia giù non è morta, per fortuna, questa volta. Ma dove cazzo sono le guardie di Whiterun, cazzo? Lidia, sta' attenta! Aiutami! Ma che cazzo? Perché stai... Ma perché uccidi me? Non ho fatto niente! Oh, ma questo signore c'ha un'ascia nel collo. Ragazzi, ma perché la guardia di Whiterun mi attacca? E sono morto, ragazzi. Ma non ho capito perché la guardia di Whiterun mi ha attaccato, ragazzi. Sono un pappamolli in questo gioco. Eccoli che tornano. Ah, aiuto! Ok ragazzi, mi sa che... Manto della tempesta abbia ucciso il re dei re. Dimmi. Persona che chiama. Sì. Troppo tardi e noi riveleremo la falsità. Ma che cazzo? Ma questi qua qualsiasi cosa gli rispondi ti vogliono male. Dov'è la guardia di Whiterun? Ok, la guardia di... Ok, questa volta ragazzi sono amici. Sono amico con la guardia di Whiterun, che è riuscito ad ammazzarne uno. Ma Lidia è morta? Ok, Lidia non è morta, per fortuna è solo a terra. Facciamo fuori questo stronzo. Cazzo, ma quanto è forte! Ragazzi, ma... È fortissimo quel tipo lì, per forza ci ammazza Lidia. No, Lidia, non avvicinarti, lascialo stare! Oh, ce l'hanno fatta! Ma che, ma è stata Lidia o la guardia? Cioè, minchia, la guardia se... A lanciare la tua magia da un'altra parte. Scusa. Grazie, guardia. Problemi? No, grazie, guardia. Ma ti stanno ancora ballonzolando? Ma che cavolo sono? Delle trampolini? Cosa sono? Ok, ragazzi, nella persona che abbiamo appena ucciso ho trovato gli ordini dei cultisti, che sono questa cosa qui, che vediamo cosa c'è scritto appena mi va via sta cosa qua. Viaggia... Ma no, cioè, ho aperto gli ordini, mi saltano fuori le missioni, raga. Cioè, Skyrim è fatto così, proprio te le sbattono in faccia le missioni. Allora, sali sulla Vergine del Nord... Ok, detta così, ragazzi, sali sulla Vergine del Nord e non è mica... Allora, ormeggiata... Ah, ok, una nave. Ormeggiata a Roccia del Corvo. Raggiungi Windelhelm, quindi inizia la tua ricerca. Uccidi il falso sangue di drago, noto con il nome di Cenerea. Si chiamiamo così noi. Prima che possa raggiungere Solstheim. Che cazzo è Solstheim?
torna con il vessillo della vittoria e Mirak ne sarà compiaciuto. Ah, ok, questi erano i suoi ordini praticamente, quindi loro sono venuti da fuori Skyrim, mi sa. Ok. Niente, direi di fare un bel viaggio per salire sulla Vergine del Nord. Comunque sì, ragazzi, prima dovevamo, direi, di continuare con la missione della storia, ancora per 2-3 missioni al massimo. Questa missione qua la faremo più avanti, perché tanto di missioni secondarie, ragazzi, ne siamo pieni. Beh, non siamo proprio sexy come dovremmo essere, né, raga? Comunque sì, ragazzi, mi sa che tornerò alla mia... Ma che cazzo voglio, c'ho sta gente qua che ti comincia a parlare, ma che cazzo me ne frega. Ok ragazzi, mi sono rimesso l'armatura nera e dov'è Lidia? A parlare con lo Jarl o chiunque troviamo lì per cercare di comprare la casa qua. Protettore del guerriero nato. Guerrieri nati. Un nome che di certo conosci bene. Ragazzi, cosa stanno facendo lì le guardie? Secondo me, ragazzi, quelle guardie lì sono ferme a guardare Lidia. Ragazzi, ma quel tipo lì sta ancora parlando, quello con cui abbiamo... stavamo parlando. Oh, ma non ti sei reso conto che sono andato via? Signore, signore, chiedo udienza. Ma sto parlando con te, scusa. Aspetta, ma è lui che... Lui che mi... Sì, è lui che me la vende. Molto impegnato. Posso fare ma qualcosa perché per si chiama... Ok, non mi frega niente, voglio solo acquistare la casa. Ho giusto una casa disponibile. Ma dai. No, la prendo, la prendo, né, Lidia? Ecco la chiave della tua nuova casa. Ma non me, cioè, non me la fa vedere. Vabbè. Va bene. Decoriamo già la casa. Prima andiamo a vedere com'è, ragazzi, che magari, magari è già bella così. Oh no, Lidia, andiamo a vedere la nostra nuova casa. Mi sa che ti lascerò lì. E cammina, cioè, si mette in posa lì per lo Yar. Ok, ragazzi, se mi ricordo bene, la casa si trova in una zona vicino all'entrata dei Whiterun. Speriamo che sia quella. Perché se no mi ricordo davvero malissimo. E direi di andarci subito. Tra l'altro vorrei anche... Che è successo? Ma scusate, ma sono tutti dentro e sta bambina è fuori. Con mia madre per vendere frutta e verdura. Sì, sì. Vendi le patate. Ah ragazzi, ma non avevo mica esplorato cosa c'è qua dentro. Cioè cosa c'è qua dentro? Cosa c'ha questo tipo qua? Ok, niente, c'ha le solite robe. Culturista, quelle... Non culturista, cultista, quello lì. Tra l'altro questo qua l'abbiamo lasciato completamente nudo. Ah, ma non era un umano. Era un elfo, mi sa, ragazzi. Eh sì, era un elfo o qualcosa. Ok, ragazzi, mi sa che casa nostra dovrebbe essere questa? Brizom, apri Brizom. Sì, mi sa che è questa. Richiede chiave. Sì, ragazzi, questa è la nostra nuova casa. Adesso vediamo com'è dentro. È completamente vuota. Ma dai, ma non c'è neanche il fuoco, Lidia. C'abbiamo freddo qua. Lidia, siamo poveri, c'abbiamo il freddo. Abbiamo un po' di legna, ma non abbiamo il fuoco. Vabbè, però abbiamo un letto, Lidia, dai. Ok. Non so se ti lascerò qua, Lidia. Ok, Lidia, mi dispiace, ma devo dirti addio perché muori sempre. Ed è un problema, perché io ogni volta poi mi tocca ricaricare soltanto perché sei morta te. Non perché sono morto io, capisci, Lidia, mi intendi? Lo so, ma fai senza toccarti, non ti porto con me. Però forse sì, dai, lascerò decidere agli iscritti. Ragazzi, fatemi sapere voi se volete che io porti con me Lidia o no. Questa volta magari per un po' non la porterò da questo episodio in avanti non la porterò, però fatemi sapere voi se volete che la porti con me nei prossimi episodi. Tra l'altro sicuramente mi direte di sì per due grossi motivi, né Lidia? Due grossi motivi. Sì, ti sto guardando negli occhi, certamente. Ok ragazzi, lasciamo qua Lidia. Copro le spalle. E perché c'è metà dialogo in inglese e metà in italiano? Ok ragazzi, sono tornato qui dallo Yard per comprare... Ma non c'è lo Yard, vabbè, a me serve quell'altro... Dov'è quell'altro tipo? Ah, lo Yard si sta mangiando un bel panino. Ma che è questo? Il figlio dello Yar? Cazzo. Leccare gli stivali di mio padre. Ma che cazzo? Minchia, se potessi uccidere sti bambini. Comunque ragazzi, dobbiamo cercare quell'altro tipo. Dove cavolo è quello che mi vende le cose lì per arredare la casa, che non riesco a trovarlo. Comunque bella, sembra buono sto prosciutto di mammut. Proboscide di mammut, prosciutto di mammut. Hai solo una frase. Oh, è lui, eccolo qua. Che cazzo ci fai qua da solo? Cosa stai facendo con le mani, eh? Birichino. Dai, io sono il sovrintendente. Sì. Mobili, camera da letto. Per la nostra amica Lidia. Vuoi comprare qualcos'altro? Decorazioni, sala da pranzo. Molto bene. Ok, decorazioni soffitta. Vabbè. Prossima volta. E niente, abbiamo finito, signor Goditi la tua visita al Dragon Reach. No, fa schifo il Dragon Reach. Cioè ragazzi, spero che ci sia il fuoco e non solo i mobili a caso, perché sennò mi incavolo un po'. Cioè c'è un freddo cane, è inverno e... Poi invece di morire con me Lidia mi muore a casa, cioè che senso ha? Corri, non ho vigore.
Questa è casa mia. Sto per dimenticarmene e passarmene avanti. Ok ragazzi, vediamo come sarà bella, buona ed accogliente. È bellissima, bellissima. Abbiamo il fuoco acceso. Dove cavolo è Lidia? Oh Lidia, dove sei? Ma che, ma ti ho detto di stare ferma qui, sei rimasta ferma qui tutto il tempo. Ma seriamente, ma che sei, un cane? Vabbè, a parte che i cani si muovono. Comunque Lidia, ti piace la decorazione, guarda. Abbiamo anche il coso, il pannettone. E niente Lidia, ti lascio ai tuoi bisogni, a quello che non so cosa farai qua. Però io parto per un'avventura di nuovo. Tra l'altro dovrei togliere l'armatura a Lidia e farla sentire più comoda, dargli magari qualche altro vestito. Non saprei. Vabbè, ci vediamo Lidia, ciao ciao. Ok ragazzi, noi adesso siamo qua a Whiterun e dobbiamo recarci a... qua sopra, ecco qua, dobbiamo recarci qua a recuperare il corno di Jürgen Windelkaller. E dobbiamo passare per Mortal. L'unico posto più vicino dove possiamo andare è il covo dell'Estofante, che è dove abbiamo ucciso le persone per salvare la fanciulla nel primo episodio di Skyrim, ragazzi. Quindi direi di andare al covo dell'Estofante e poi dirigerci direttamente a Mortal. Direi che è la cosa migliore da fare. Ok ragazzi, mi sono accorto adesso che il video si sta diventando anche un po' lunghetto. Cos'era questo rumore? No, cazzo ragazzi, un drago, proprio adesso che devo chiudere il video. Comunque ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio. Mi sa che il prossimo episodio inizierà con, diciamo, il combattimento contro questo drago. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima. Drago, ma scendi però. Sì, ma però, scendi, bello.